Giovanni Lolli, vicepresidente della Regione Abruzzo. Prego. Buongiorno. Certo, noi siamo tutti convinti di vivere nel paese più bello del mondo. Sappiamo che nelle aspirazioni dei viaggiatori l'Italia è nel primo posto, con le nostre bellezze naturali, con la nostra storia, con i nostri monumenti, la nostra cultura, i nostri prodotti. Insomma, siamo un posto unico. Che è successo però in questi anni? Che ci siamo un po' cullati, ci siamo affidati a questo grandissimo patrimonio che avevamo, diciamo, a disposizione e non abbiamo costruito adeguatamente una strategia, una politica che mettesse a fianco di questo grande patrimonio le infrastrutture, i servizi, la politica di promozione adeguata al prodotto che avevamo. Altri paesi, obiettivamente meno appetibili del nostro, avendo costruito una politica negli anni adeguata, hanno avuto risultati migliori del nostro. Ecco, il piano strategico del turismo crea una radicale discontinuità con questo atteggiamento e inaugura una stagione nella quale tutti i protagonisti insieme decidono di costruire una politica ed una strategia. Lo ha fatto il governo, lo Stato, con i ministeri, già che il turismo non è una politica che possa essere confinata in un settore, ma richiede complesse, lo diceva prima il ministro, e diverse attività. Lo fanno convintamente le regioni, a cui la Costituzione attribuisce poteri ampi su questa materia, che intendono esercitarle insieme allo Stato, insieme alla rete dei comuni. Ma non solo i soggetti pubblici sono i protagonisti di questo piano del turismo, lo sono anche i soggetti privati, perché un modello turistico che funziona è un modello turistico in cui certamente il pubblico fa la sua parte, ma poi quelli che sul campo tutti i giorni organizzano l'ospitalità e l'accoglienza si muovono all'altezza e in un modo coordinato. E quindi il metodo con il quale si è costruito questo piano è la vera ragione del suo successo. E poi, diciamo, è l'obiettivo di fondo che persegue questo piano, cioè quello di riconoscere che c'è un'evoluzione, una trasformazione molto rapida nell'atteggiamento e nella domanda dei viaggiatori, i quali sono sempre meno attratti da una destinazione singola e sono sempre più attratti piuttosto da un prodotto, cioè dall'idea di recarsi in un posto e poter fare esperienze diverse, legate a tante diverse attività. Ecco, l'Italia è nelle condizioni di offrire esattamente una risposta a questa domanda che evolve. Lo sono certamente, lo sono state, lo sono tuttora le grandi città, ormai, diciamo, nel quale il turismo ormai rappresenta una, diciamo, quasi addirittura un problema per i numeri che stiamo registrando, ma lo è soprattutto, vorrei dire, la cosiddetta Italia minore, dico minore tra mille virgolette, e cioè quella, per esempio, dei nostri borghi, centinaia e centinaia di borghi che hanno un racconto straordinario da fare, ognuno unico nel suo genere, un racconto fatto di una storia, fatto di monumenti, fatto di una gastronomia, di prodotti, fatto di una natura che circonda questi borghi, che è unica e speciale. In questi borghi noi organizziamo un'accoglienza che è diversa e più complessa forse da quella che si organizza altrove. Noi non pensiamo e non abbiamo e non vogliamo avere una rete di grandissimi alberghi in questi borghi. Noi in questi borghi abbiamo un'ospitalità più diffusa che permette a chi ci viene a visitare di poter assaporare la gioia di capire qual è un modello di vita a dimensione umana, nella quale le persone si vogliono bene, vengono accolte come se stessero in famiglia e possono avere l'emozione di riconoscere che quest'Italia è veramente un posto straordinario. Abbiamo scelto quest'anno l'anno come l'anno dei borghi e devo dire che i risultati ci stanno premiando. C'è una riscoperta e una crescita del movimento turistico in questi borghi molto forte. Dobbiamo continuare a lavorare così, dobbiamo fornirci delle infrastrutture e della rete dei trasporti e soprattutto di una promozione adeguata. Ci stiamo lavorando e questa è un'occasione straordinaria per poter presentare a tutti voi questa nuova, diversa, rinnovata e forte volontà che vede coinvolto tutto il Paese insieme. Grazie.